Allora, nell'arco nudo non c'è niente di più incredibilmente che d'adito di qui pro quo che la mia. Molto spesso si pensa, no, alla mira come quello che c'è scritto sul dizionario, rivolgere e puntare un'arma in modo da regolare il tiro col piede bersaglio con la maggior precisione possibile. O addirittura con di mano, mettere insieme due o più cose secondo un certo criterio in vista di un dato scopo. Questo è quello che sta scritto sul dizionario per quanto riguarda mirare con di mano. E molto spesso cerchiamo, anzi, più delle volte, vedo anche parlando con le persone, che si cerca di stabilire un contatto fisico con il nostro punto di mira e il bersaglio da colpire. Quindi di portare l'attenzione alla fine su quello, perché il fine è quello di colpire il bersaglio. E quindi intersecare il fine con il mezzo. E questo è l'errore più clamoroso che può capitare nel tiro con l'arco, non solo nell'arco lungo, molto nell'arco lungo, ma con tutte le tipologie di arco. Qua abbiamo visto più o meno come funziona. Allora, sulla mira esiste una teoria. L'ha fatto uno più bravo di me, non è farina del mio sacco, la vedremo, non è farina del mio sacco, ma un arciere importantissimo, straordinario, che è addirittura un contrabbandista, quindi non è neanche un arco lungo. Quindi figuriamoci, un contrabbandista che ha formalizzato una teoria universale. Questo per contrabbandista magari è un nome che dice qualcosa, per gli altri sappiate che è Larry Wise. Allora, intanto, cosa dicevano 70 anni fa? Distogliere lo sguardo dal punto dove colpire e posarlo sulla punta della freccia è il peggiore errore che un arciere possa compiere. Questo lo dice l'arciere per antonomasia, Robin Hood, no? Howard Hill, lo conosciamo tutti, è stato il primo interprete del primo Robin Hood, quello che spaccò, una volta non c'erano gli effetti speciali, proprio fisicamente spaccò la freccia in due durante le riprese. Ho portato anche i riferimenti nel caso. Cosa dice Kisik? La mira deve essere affrontata senza ansia, deve essere trattata come un altro punto della sequenza di tiro e non come il punto focale del tiro. Al pin del mirino deve essere concesso di fluttuare in modo fluido. Ovviamente la mira va presa, ma questo va fatto più con il subconscio che con il conscio. Quando ad arcieri di elite viene chiesto come miri, la risposta è invariabilmente non so. Total Archery, pagine 59 e 60. E questo lo dice Kisik per quanto riguarda la comunità. Non c'è niente di più vero, e lo vedremo. Perché non c'è niente di più vero? Pensate al compound. Cavolo, il compound deve colpire a 18 metri una farina così. Ok? La moderna tecnica di tiro del compound, cioè quella che paga alla fine, è quella del surprise release. Sapete benissimo cosa vuol dire. Vuol dire rilascio sorpresa, vuol dire che non so quando la freccia partirà. Allora, voi immaginatevi che il pin, nonostante che ho la visetta, nonostante che ho una diotra che mi ingrandisce, ho questo pin che entra e esce dal 10, perché è così che funziona. Se non siamo super elite, entra, esce da questo pallino, entra, esce, a un certo punto entra, esce un po' di meno, ma comunque non sta fermo,
a un certo punto la faccia parte, non sono stato io a farla partire, è stato la back tension e il rilascio del freno. Quindi com'è possibile fare 600, fare 60 centri senza sapere quando la freccia partirà e senza sapere quando il ping è nel centro? Non lo può sapere, vuol dire che c'è qualcos'altro. C'è qualcos'altro di fisico, di vero, che mi permette di essere preciso senza collimazione, senza una precisa collimazione. E questo esiste. Esiste ed è innato nell'umano, umano, nel DNA. Il corpo umano, l'uomo, è in grado di mettere a zero, non senza tolleranza, due cerchi concentrici col subconscio. È stato stabilito così, che è in grado di mettere a zero due cerchi concentrici perfettamente in un milionesimo di secondo, in un centomillesimo di secondo, in una frazione brevissima. Ed è per questo che l'arciere compound è in grado di mettere, di collimare perfettamente un attimo prima di rilasciare, se questo viene fatto non consciamente. Si deve fidare, ma succede perché io sono il nostro cervello, visto che i neuroni viaggiano alla velocità della luce, è in grado di collimare questi centri concentrici in un centomillesimo di secondo, quando il rilascio viene in un centesimo di secondo, quindi ci sta mille volte dentro, è mille volte più veloce, quindi riesco a farlo veramente un attimo prima. Questo succede, quindi la fiducia è se lo lasciamo fare. È logico, pensate a tutto quello che ho detto prima, no? Di costruzione, è logico che devo arrivare, solo così poi funziona veramente bene. Allora, la teoria della mira, due regole e cinque fasi, questo per vostra cultura, magari non conoscevate questo scritto di Larry Wise, che io l'ho trovato molto interessante e quindi lo distribuisco. Quindi per tutti i tipologie di anche vale questa regola, vediamo lombo, istintivo, storico, qualsiasi tipo di arco utilizza queste regole fondamentali, indipendentemente che noi consciamente o inconsciamente collimiamo, miriamo, diciamola come vogliamo, ma noi queste fasi qua le facciamo sempre, anche se in modo subconscio. Quindi, per l'appunto, secondo la teoria universale, la mira è identica in tutti i tipi di arco, siano essi storici, lombò, ricurvi, compound. Allo stesso tempo identica in tutti gli stili di tiro, siano essi istintivi, fluidi, dinamici, collimati. Tutto avviene sempre in questa maniera qua. La prima regola è che la mira deve essere eseguita con la mente più che con gli occhi. Una volta aperto l'arco, qualunque esso sia, gli occhi devono solo osservare il punto da colpire e la mente, che in modo subconscio, farà spostare l'arco in modo opportuno per colpire il centro del bersaglio. Ad esempio, nel caso del compound, è del tutto normale che il pin di riferimento si muova all'interno della zona gialla. Non ci si deve sforzare di spostare consciamente il pin nel centro. Dobbiamo mirare con la mente senza comandare consciamente il movimento dell'arco per arrivare alla mira. Questo permetterà, fra l'altro, di evitare l'anticipazione del tiro e tutti gli errori provocati da un'azione non coordinata. Prima regola. Poi ve le rileggete queste cose qua, che secondo me sono molto interessanti. Seconda regola. La seconda regola dice che la mira non deve essere considerata il fine del tiro. Qua riprendiamo il discorso che ho detto prima. Ma solo una tappa di tutta la sequenza di tiro. Il vero fine del tiro è il feedback che ci darà l'impatto della freccia e la conseguente rilevazione del risultato. E questo deve avvenire nel rilassamento assistito. Una volta effettuato il follow through, io sì, guardo, ho il feedback del bersaglio, ma il feedback del bersaglio lo devo integrare con le sensazioni appena percepite.
Tutto il percorso che porterà alla mira è diviso in 5 fasi, quindi due regole e 5 fasi. Tutto il percorso che porterà alla mira è diviso in 5 fasi, che deve essere compreso in un unico spazio esecutivo che rispetterà ripetibilità e rigore. Le 5 fasi non saranno solo divise da tempi esecutivi e passaggi tecnici, ma saranno separate da differenti stati emotivi e psicologici. Quindi riprendiamo anche quello che ho detto prima dell'espansione, del sentire, quindi del rimanere consci solamente sugli allineamenti e non su tutto il resto. La fase 1, la fase 2 e la fase 3, che saranno fasi consci, cioè fasi attentive, dobbiamo fare attenzione a quello che sta succedendo in modo conscio. Quindi la prima fase è guardare. Mentre alziamo l'arco iniziamo ad indirizzare l'attenzione visiva. Magari sono tante cose che già facciamo, qua sono codificate, non le dobbiamo tralasciare. La seconda fase è vedere, quindi guardare, alziamo l'arco e guardiamo il nostro avversario. Percepiamo attraverso gli occhi la realtà concreta in quel preciso istante. Questa fase deve essere immediata e non può essere prolungata. Quindi il colpo d'occhio è importantissimo. Colpo d'occhio è importantissimo, dobbiamo agganciare in quel momento il bersaglio, agganciare, perché poi possiamo spostare l'attenzione, ma dobbiamo agganciarlo in quel momento, deve essere immediato. La terza fase è osservare, che vuol dire interiorizzare tutto l'insieme. Questa fase dovrà cedere la mira alla fase successiva. Queste tre fasi devono essere seguite in totale gestione conscia. Ovviamente sono immediati, sono brevissimi. Fase 4 e fase 5, che sono le più importanti. Fase 4 e 5, dalla fase di attenzione passiamo alla fase di concentrazione. Qua è una fase del tutto inconscia. È più facile dire subconscia. Quindi la fase 4 sarà elaborare. Sottoporre ad esame il lavoro che fa il nostro cervello e non i nostri occhi. Questa è una fase molto delicata, della fase che attiva il subconscio e che chiude con l'attenzione per passare ad uno stato di concentrazione assoluta. Quindi è una fase che io guardo solo il centro del bersaglio. Fase 5, mirare, siamo concentrati solo sul punto da colpire, compito che lasciamo fare esclusivamente alla parte subconscia del cervello. Il particolare deve prevalere il più possibile a fuoco, pur nel contesto dell'intera visione, anche se sfocata. Diciamo dopo. Cosa succede? Uno, due secondi, non è importante, un secondo, mezzo secondo, non ha importanza. La nostra attenzione deve essere sul centro da colpire, sto parlando di alcuni. Non dobbiamo guardare la punta della freccia, ok? Non la dobbiamo guardare nel modo più assoluto, dobbiamo guardare solo il punto da colpire. Voi mi direte, beh no, che se la punta della freccia è da un'altra parte. Allora, dobbiamo avere solo la percezione della punta della freccia, in modo del tutto sfocato. Io sono in questa posizione, sto guardando solo il centro del bersaglio, mentre sto facendo tutte le mie attività, mentre sto facendo trasferimento, mantenimento, espansione cerebrale, guardo solo il centro del bersaglio. Voi sapete bene, sono sicuro che lo sapete, che in modo subconscio posso tenere sotto controllo migliaia di cose, centinaia di cose, ma in modo conscio una sola. Ok? Quindi è del tutto naturale che in modo subconscio io possa
guardare il centro dell'avversario, fare mantenimento, fare trasferimento, pensare all'espansione, immaginarmi il follow through. L'ho imparato a fare alla paglia, mi sono allenato per farlo, ok? Non dimentichiamoci, quindi lo so fare alla perfezione. Mi devo fidare solamente di cosa sto facendo. La punta della freccia non dovrà essere a fuoco, dovrà essere sfocata. Una cosa posso mettere a fuoco, ed è il punto da colpire. È molto più conveniente. Molti vi dicono, specialmente chi è bravo a sparare con la pistola, che gli hanno insegnato che bisogna guardarla dietro. È vero questo. Nel tiro con l'arco si guarda il centro da colpire, punto. Dimmi. Questa cosa, in allenamento, cioè tu ci hai spiegato che sulla paglia si fa. Alza. Questa cosa in allenamento non la puoi fare sulla paglia. Come la puoi fare? Non c'è il centro. Perché guardi un punto da colpire, ti devi solo fidare poterlo fare. Ovviamente poi questa stessa attività, come ho detto, io la trasporto alle lunghe distanze. Perché questa attività la porto alle lunghe distanze? Perché la freccia ci mette più tempo ad arrivare e mi permette una migliore gestione del follow through e del rilassamento psicofisico. Se io tirassi a 18 metri non riesco il tempo di arrivare dalla freccia al feed che ho immediato, mi tarpa un pochettino questo allenamento psicologico. Ma l'allenamento della mira, passare lo farò poi alle lunghe distanze e poi lo trasporterò poi alle corte distanze, poi anche ai 18 metri. L'importante è che io sappia fidarmi e sappia attivare tutte quelle funzioni senza guardare la punta della freccia. Non è che non la guardo la punta della freccia, punta della freccia, sì. Come dicono tutti i manuali, sarà in visione periferica. Come la corda prima. Sarà in visione periferica del tutto sfocata, ma vi dirò di più. Vi accorgerete che non sarà sempre nello stesso punto, ma la freccia andrà nel centro. Vi accorgerete, o si accorgeranno i vostri allievi quando diventeranno bravi, e ve lo assicuro, che la punta della freccia, nonostante che le frecce siano tutte nel 10, ogni freccia non era nello stesso punto. Perché il nostro corpo ha corretto. Il nostro corpo è in grado di correggere, è molto più importante la forma di tiro che non sapere dov'è questa benedetta punta della freccia. Perché delle terre, se io tenessi sempre la punta, avessi la facoltà di fare attenzione sempre dove la punta della freccia, ma non sono minimamente sicuro che la mia forma di tiro non sia caotica e che quindi la freccia possa andare da lato. Tanto vale, ed è così, e lo dice uno più importante di me, tanto vale ribaltare. Allora guardo solo il centro da colpire, mi faccio attenzione solamente alla forma di tiro, a rendere meno caotica possibile la forma di tiro. La punta della freccia sarà al lato del giallo, per carità. Chiamiamolo tiro istintivo facilitato, come mi piace chiamarlo a me. Benissimo, tiro istintivo facilitato. L'istinto prevale perché deve prevalere la forma di tiro, deve prevalere la mia tecnica, tiro dopo tiro, indipendentemente da dove è posizionata con precisione la punta della freccia. Se io mi fido, la mira accade. In tutto questo il contromirare? Vabbè, ci sono momenti in cui io guarderò un altro punto. Io sono sicuro che il fatto di contromirare quante volte accade nella vita di un arciere. Però senti, ho capito, quante volte accade? Quante volte ti è capitato di contromirare? Non mi dire 100. Mai. Lo dico io, non ti è mai capitato. Una volta. No, prendiamo in considerazione. Allora diciamo me,
che ho fatto illegale. Parliamo di istruttori. Quante volte senti un istruttore parlare all'arciere? Parleranno di arco olimpico dove fanno tiro alla targa, Cemento, e invece che di spostare il mirino ti dico tirerai nel lotto a sinistra o nel lotto a destra. Può capitare, anzi ti insegno addirittura ad allenarti a mirare nel lotto a sinistra o nel lotto a destra. E nell'arco olimpico si può fare. Ma nell'arco nudo è raro che io debba contromirare. Guarda che raro. Prima di tutto perché, prima te lo dimostro, innanzitutto perché qualsiasi tiro arco nudo, l'80% delle volte tiro sotto i 30 metri. Dimostratemi il contrario. Allora, siccome l'80% dei miei tiri, anche l'85%, se metto l'indoor il 90%, ma togliamo l'indoor, quindi il 75% di tutti i tiri che farò con l'arco nudo saranno sotto i 30 metri. Allora spiegatemi come potrà mai influire il vento o altre cose che mi dovranno far contromirare. Ma raramente, ma molto raramente. Molto, molto raramente. Beh. Parlo del mondo femminile che tira con l'arco nudo. Molto spesso tu non riesci ad arrivare alle distanze con la punta, cioè mirando, cioè guardando quel punto. Io ti dimostro che con un allungo di 26 pollici e 30 libbre si arriva a 50 metri. Quindi diciamo il 90%, il 90% del femminile è una questione di numeri. Quel 10% lì, cavolo, contromirerà sulla luna, utilizzerà qualcos'altro, sì, però sì. È raro. Però stiamo parlando di un istruttore che deve avere a che fare con persone che hanno una conformazione fisica, e vogliono tirare quelle tre frecce a 50 metri, a tutti i costi, anche a 40. Vabbè, basta, in ogni caso, prima di tutto, basta che arrivino a 40 e possono utilizzare per mirare il piatto della finestra. Adesso vi farò vedere come. Ed è molto più preciso che mirare con la punta della freccia, tirare con il piatto della finestra. Basta solo imparare a farlo, ed è molto più preciso. E almeno bisogna arrivare a 40 metri. Se un arciere non riesce ad arrivare a 40 metri sotto bocca, porca miseria, c'è qualcosa che non funziona come arciere. Metti, vado in palestra, faccio un po' di attività fisica da poter arrivare a tirare con 40 libbre e 26 pollici. Se uno ha 23 pollici, un bambino comincerà a fare i 18 metri. Ci sono cose che alle volte sono insormontabili. Oppure per quei pochi dovrà controllare su una lunga. In qualche modo si dovrà trovare il sistema. Anch'io ho provato a tirare 90 metri, ma devo tirare su un albero di passaggio. Con lo botte parliamo. E a 90 metri di poco nel 1925. Adesso parliamo anche dello botte. Ma no, tutto qua. Allora, la fine per finire, sta teoria, abbiamo parlato di teoria, ancora è pratica, quindi avete mangiato gli argomenti d'occhio. La fine del tiro sarà il feedback di ritorno, che non è solo il vedere l'impatto della freccia, ma la lettura posteriore di tutto quello che è successo, che il nostro cervello ha elaborato in fase di ritorno senza escludere le immagini. Questo è quello che ho detto, appunto, del rilassamento psicofisico. Io devo avere questo connubio, cosa è successo, feedback del avversario. Questa fase non è da confondere col follow through avvenuto poco prima. Quindi subito dopo il follow through io devo mettere in atto questa strategia. Sono cose troppo complicate. Sembrava che tiro la freccia, lascia la freccia, eh? È che mi sembrava così. È che sembrava che l'arco nudo era tiro la freccia, lascio la freccia. Allora, velocemente vediamo questa fase, poi parliamo dell'ombre. Allora, sappiate che ci si può spostare anche sul viso di ancoraggio.